Buongiorno cari amici e bentrovati a un altro appuntamento di approfondimento dei filosofi cattolici. Oggi è il turno di Luigi Stefanini. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Prego, buon ascolto a tutti. Parliamo di Luigi Stefanini. È un filosofo importante, occupa un posto un po' particolare tra i cattolici dei primi decenni del Novecento, tra spiritualismo e personalismo. In lui c'è anche l'influenza di Blondel, che poi avrà qualche implicazione con i modernisti, per qualche anno dovrà ritirarsi in silenzio. Quindi filosofia dell'azione. E molto aperto al sociale, molto attento alle questioni pedagogiche, infatti è stato per molti anni anche docente di pedagogia e ha dedicato molti libri a questo argomento. Nasce a Treviso il 3 novembre 1891, in una famiglia molto cattolica. Dice di aver preso dalla mamma l'esempio di uno stile di vita le cui ragioni evidentemente meritavano di essere indagate e imitate, no? Ed erano la fede cattolica, cioè la fede cattolica. Si è diplomato al liceo classico Antonio Canova, liceo cittadino, ha avuto fra gli altri insegnanti Paolo Rotta, di cui parleremo come filosofo, e poi si è iscritto all'Università di Padova, facoltà di filosofia. Ha avuto come relatore il filosofo Paolo Antonio Liotta, e si è trovato in una posizione di netta minoranza in un ambiente che allora era dominato quasi interamente dal positivismo, dal neopositivismo. Scoppia la Prima Guerra Mondiale, lui come la maggioranza dei cattolici sarebbe favorevole alla neutralità, tuttavia chiamato alle armi obbedisce, si guadagna il grado di capitano, una croce al merito di guerra, e intanto consegue, appena finita la guerra, nel 19, una seconda laurea in lettere, sempre all'Università di Padova. È anche eletto consigliere comunale nella sua città, Treviso, ma intanto stanno dilagando le violenze tra squadristi e socialisti, e in quel clima gli è pressoché impossibile svolgere il suo mandato, tanto che nel 22 si dimette e decide di dedicarsi interamente all'insegnamento. Da quel momento lui si sposta tra una città e l'altra, è per un periodo a Padova, ma poi è anche a Messina. E tra i suoi allievi ci sono Armando Rigobello, Gianni Pozzo. È un attento organizzatore culturale, specialmente quando la guerra finisce. Lui frattanto aveva preso la tessera del partito fascista, comunque, per poter insegnare, insomma. Aveva alla fine, si era insediato a Padova, la cattedra di pedagogia e quella di storia della filosofia, contemporaneamente seguendo anche quella di pedagogia a Venezia. Nel dopoguerra si dedica, oltre che all'insegnamento, alla riorganizzazione degli ambienti culturali, filosofici, cattolici. È sempre molto attivo, pubblica moltissimi lavori, sia articoli sia volumi, è anche molto apprezzato. Vince il premio Marzotto per la filosofia nel 1953 e muore prematuramente il 16 gennaio 1956.
lasciando una moglie e tre figli, due femmine e un maschio. Stefanini è uno dei più importanti pensatori del Novecento di ispirazione cristiana, specialmente rappresentante dello spiritualismo e del personalismo. Per lui la persona è l'essere tutto personale. Ciò che non è personale nell'essere è comunque un prodotto della persona. Quindi la persona è al centro ed è via di comunicazione tra le altre persone. Quindi il suo accento è posto su questo aspetto personale e relazionale della persona. Assorbito varie correnti del pensiero filosofico dell'epoca, anche lo storicismo, da un viaggio in Germania riporta un libro importante, Il dramma filosofico della Germania. Aspettate che ve lo faccio vedere subito, eccolo qui. Il dramma filosofico della Germania, questo volume è del 1938, mi sembra, sì, esatto, del 38. Mentre del 30, mentre del 32 è il problema morale e l'educazione morale, per ricordarvi l'importanza estrema che ha per Stefanini l'aspetto pedagogico collegato all'aspetto morale. Poi su Stefanini, chi è interessato, c'è questo volume abbastanza ricco della Fondazione Luigi Stefanini di Treviso, dedicato a Rosmini e Stefanini. Persona, etica, politica. Questo lo potete richiedere alla Fondazione Luigi Stefanini. È un grosso volume e sempre della stessa fondazione c'è anche questo libro di Laura Corrieri, Luigi Stefanini, Un pensiero attuale. In realtà lui ha scritto una quantità impressionante di volumi e di articoli, sono decine, sono scritti con scioltezza, con proprietà, con chiarezza, quindi anche uno scrittore che si fa leggere, non è uno di quei filosofi astrusi e complicati. Stavo dicendo, le sue fonti sono, oltre allo storicismo, un po' l'avevamo accennato, la filosofia dell'azione di Braudel. C'è un po' anche di Rosmini e di Gioberti, c'è Platone, Sant'Agostino, in una sintesi originale. Come avete capito, non è un tomista, non è specificamente un tomista, anche se San Tommaso rientra, anche San Bonaventura rientrano tra i suoi maestri, però è più una sintesi originale quella che lui fa tra personalismo e spiritualismo. E una nuova interpretazione del rapporto soggetto-oggetto, che per lui viene interpretato come l'altro da sé, quindi l'alterità. È questo che gli permette di concepire l'individuo come membro di una comunità, no? Che deve rapportarsi con l'altro da sé. Questo rapporto soggetto-oggetto sarà oggetto delle sue costanti, scusate la ripetizione, le sue costanti cure, attenzioni, e al centro di due delle sue opere più importanti, Metafisica della persona del 50 e Personalismo sociale del 52. Qua penso che possiamo fermarci con la biografia e passare a leggere qualche cosa. Allora, delle sue opere io ho pensato di partire da Metafisica della persona, appunto, del 50, della Liviana, editrice Liviana di Padova, e poi vedremo qualche cosa di personalismo filosofico. Allora, cominciamo da un brano in cui egli
tratta l'argomento dalla metafisica alla religione, sempre della metafisica della persona. Propriamente, il pensiero moderno non ha collocato l'uomo al posto di Dio, ha collocato al posto dell'uomo menti empirici nell'universalità del concetto, i tratti individuali della persona. Di tale specie è lo spirito assoluto di Hegel, di tale specie è la Ichkeit di Fichte. La rivolta del pensiero contemporaneo contro il pensiero moderno vorrebbe essere a tutto vantaggio della persona, umiliata dal logicismo dialettico. Ma la mancata reintegrazione della razionalità, quale concetto connettivo della personalità, frutta, nella recentissima filosofia, null'altro che uno sfaldamento della coscienza umana, la quale si divide da se stessa e si annulla per lo stesso sforzo di afferrarsi nella sua irrazionalità. Il pensiero moderno e il pensiero contemporaneo non hanno perduto soltanto Dio, hanno perduto ad un tempo Dio e l'uomo, e hanno perduto Dio perché hanno perduto anzitutto l'uomo. Quindi, come vedete, lui inizialmente fa quasi una contrapposizione tra pensiero moderno e pensiero contemporaneo. Gli sembra che il pensiero contemporaneo sarebbe teoricamente nelle condizioni di guadagnare ciò che il pensiero moderno ha perso, e cioè la persona, ma poi si rende conto che anche il pensiero contemporaneo mortifica la persona in nome di un logicismo che tende ad appiattire tutto, a uniformare tutto. E così conclude che sia il pensiero moderno che il pensiero contemporaneo hanno ottenuto il bel risultato di perdere sia Dio sia l'uomo. Inevitabile del resto questa doppia perdita, perché per l'uomo perdere Dio vuol dire perdere se stesso, così come perdere se stesso vuol dire perdere Dio. Il classico argomento che sale a Dio dalla constatazione del divenire, per l'esigenza di trovare un punto fermo sul divenire, un motore immobile del movimento, per avere efficacia deve essere mediato dalla constatazione di quella permanenza dell'io attraverso la quale io misuro anzitutto il divenire e senza la quale non esisterebbe divenire per me né in me né nelle cose. È acuta questa critica, no? Alle filosofie del divenire fine a se stesse, ma il divenire ha un senso se è misurabile rispetto a un punto fisso. Il punto fisso è Dio. Se non c'è Dio, il divenire intorno a che cosa diviene? È divenire di chi, di che cosa, verso che cosa? Non si sa. E questa permanenza dell'essere spirituale finito, che dura nel divenire, divenendo egli stesso, ma senza consumarsi nelle varie esperienze che muove e riconduce a sé. È questa permanenza che prima di quel divenire mi fa penetrare in qualche modo nei misteri dell'essere spirituale assoluto, il quale, concluso nell'autopossesso, senza mancamento e senza divenire, esempla su di sé il mondo delle anime, prima ancora che non si manifesti nel mondo delle cose. È il breve spazio di terra che causalità spirituale. Scusate, che io dissodo con la mia attività conoscitiva, che mi illumina sulle vie della causalità spirituale e mi fa intendere come, ben oltre i miei limitati poteri produttivi, sia una causalità risolutiva che tocca il fondo degli esseri e non lascia nulla d'eccedente al loro fondo. Non sperimenterei il creare divino come productio ex nihilo sui et subiecta, se in me, suo oggetto, non sentissi l'essere venire alla luce dal mio nulla e non sentissi il mio essere consistere nelle sue qualità proprie, nella sua unità, nella sua libertà, nella sua responsabilità, come altro da colui che non si svuota di per sé per mantenermi in vita, ma accende in me altra vita che gli somiglia in tutto, fuorché in quello che non si può iterare senza contraddizione, cioè nella sua assolutezza, ovviamente, no? Cioè Dio ci
replica praticamente, replica in se stesso, in noi, in tutto, tranne che nell'unica cosa che non può essere replicata, la sua assolutezza. Anche questo è un punto di vista originale. Praticamente l'esperienza del creare divino come esperienza di un venire alla luce nel proprio essere di qualche cosa che gli conferisce la sua libertà di movimento, tutte le sue qualità, la sua responsabilità, e che gli viene da qualche parte, dal momento che non può darselo da solo. Quindi è una, come si può dire, è un riflesso, è quasi una piccola rappresentazione della creazione vera e propria. Cioè, in ciascuno di noi si ripete continuamente il miracolo della creazione, con l'unico limite, l'unica differenza, che noi non veniamo creati assolutamente, fino all'assoluto, che la nostra perfezione possibile ha comunque un limite, il limite creaturale. Bisogna salvarsi da quella forma di matematicismo che è il logicismo, la metafisica degli ontologi, la quale vuol chiudersi in un discorso che abbia la stringenza necessitante del procedimento matematico. È di fatto un panlogismo metodologico che potrebbe portare, come ha portato nella storia della filosofia, al panlogismo sistematico. Essi pretendono ricavare dall'idea dell'essere, con una considerazione puramente analitica, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, senza tener presente che, se l'idea dell'essere nella nostra mentalità avesse tale capienza da contenere Dio, non avremmo bisogno di dimostrarlo, perché saremmo Dio noi stessi, e non avremmo bisogno di dimostrarlo, perché saremmo. E il motivo per cui Satana è logico, secondo quanto si va dicendo dagli irrazionalisti, i quali hanno torto di condannare la ragione in generale, mentre avrebbero ragione di condannare la ragione matematica nella dimostrazione dell'esistenza di Dio. Nell'esistenza di Dio la ragione matematica non c'entra nulla. Una cosa è la logica matematica, una cosa è la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, cioè di qualche cosa che trascende completamente non solo la natura, ma anche il pensiero umano. Non sapevi che il diavolo fosse loico, dice Dante della Divina Commedia. Arte e matematica, come mi piace ripetere, sono le due gloriose astrazioni dell'atto umano integrale, ma nessuna delle due può pretendere di accaparrare per sé tutto l'uomo, senza dar luogo alla duplice deformazione dell'umano, che è costituita rispettivamente dall'estetismo e dal matematicismo. Le due forme espressive, no? E di pensiero e di conoscenza che più si avvicinano alla conoscenza integrale sono l'arte e la matematica. Dimenticavo di dirvi che Stefanini ha una altissima concezione del fatto estetico, ma l'arte assoluta porta all'estetismo, la matematizzazione assoluta porta al matematicismo, e quindi entrambi, come dire, tolgono qualcosa all'uomo invece di aggiungerlo, quindi lo deprivano, lo depauperano. L'atto umano, nella sua interezza, è sintesi di mediazione e di immediatezza, di processo e di intuizione, e la ragione, che trova Dio muovendosi in una ben congegnata struttura metafisica, deve essere espressione dell'atto umano integrale. Dio non si matematizza, e nemmeno nelle condizioni naturali, delle quali solo è lecito parlare in sede filosofica, lo si intuisce. Quindi Dio non è né intuizione e basta, né semplicemente dimostrazione matematica, non può esserlo. Un Dio come soluzione del calcolo algebrico sarebbe feticcio, e feticcio sarebbe un Dio come precipitato nella provetta dello sperimentatore. Quindi anche l'opera d'arte più sublime, il paesaggio naturale più sublime, ci possono dare una qualche vaga idea, una qualche vaga intuizione, un vago riflesso,
della natura di Dio, della perfezione, della bellezza di Dio, ma nulla di più. C'è in questo che vale di proposito per i logicisti, quanto può valere anche per gli irrazionalisti. Una ragione che non sia quella spersonalizzata delle matematiche, ma vivente nel ritmo della vita che giunge al suo compimento, è ben in grado di soddisfare le esigenze del cuore, perché, tutt'altro che ragione, indifferente, è ragione che desidera, che ama, che vuole. Essa trova nell'essere, nelle cui intenzioni è compresa, perché lo cerca nella tensione di tutto l'essere umano. Ecco qui, no? L'unione dell'esprit de finesse, direbbe Pascal, e dell'esprit de géométrie. È tutto l'essere umano che cerca Dio, non è soltanto la sua mente, non è soltanto il suo sentimento, tutto l'essere umano, al 100%. Così intesa, la ragione ha lo stesso senso della ragionevolezza, perché non offende nessuna delle fondamentali esigenze dell'umanità e rende esplicito ciò che le anime più semplici suffragano di schietti consensi emotivi e intuitivi, anche se non conoscono l'ardua via dei raziocini e delle dimostrazioni. La ragionevolezza è, infatti, l'entimema della razionalità. Questo da Metafisica della persona. Ora un brano un po' più lungo da Personalismo filosofico, Brescia Morcelliana 1962. Questo era del 50, no? È importante periodizzare, quindi siamo 12 anni dopo. In 12 anni un filosofo normalmente ne fa di strada. Sono pochi quelli che rimangono, San Tommaso d'Aquino è una delle quelle poche eccezioni, che rimangono sostanzialmente fedeli sempre al loro pensiero giovanile originario. L'uomo è competente sull'assoluto, perché è radicato nell'assoluto, pur nella sua irreparabile finitezza. Non è competente in modo tale da poter risolvere l'assoluto in sé medesimo, ma in modo da poter qualificare positivamente l'assoluto con alcuni attributi che si rendono manifesti nell'atto onde Dio si prolunga causalmente nelle creature e giunge fino all'uomo. Quindi l'uomo sa qualcosa dell'assoluto, ma naturalmente non è l'assoluto, quindi non sa tutto. Vi è radicato, ma nella sua finitezza, in misura finita. La mia intenzione è ora di fornire qualche saggio da cui si possa ricavare che il Dio dei filosofi non è una caricatura rispetto al Dio dei santi, quando la filosofia non lo ricerchi al fondo della provetta dello sperimentatore o alla conclusione di un calcolo algebrico. È sempre la ragione che deve cercarlo, ma la ragione che tiene conto di tutto l'uomo, compresa nell'uomo l'attività estetica. È sempre la ragione che deve cercare Dio, no? Qui c'è la miglior scolastica, qui c'è anche Tommaso d'Aquino. È la ragione che cerca Dio, ma una ragione totale, una ragione che tiene conto di tutto l'uomo, di tutta l'umanità dell'uomo, compresa l'attività estetica, no? Il suo bisogno del bello, della bellezza. In epoca di grande attivismo, la massima difficoltà opposta a una concezione teistica dell'essere è costituita dal fatto che Dio sembra ergersi come una muraglia contro la quale sarebbero destinate ad abbattersi la libertà e le attività umane. Dio sarebbe il tutto fatto, tutto da fare. Libertà e attività inumane. Giova considerare come un impiego unilaterale della ragione abbia indotto i filosofi a personalizzare Dio, facendo cadere la persona al fondo dell'essere tra le manifestazioni empiriche e contingenti, risolte nella loro negatività di una dialettica positiva che porta all'universalità del concetto. Ecco perciò come una conquista della ragione, progrediente dal mito alla verità. Il passaggio dal Dio personale del cristianesimo, che è pensiero, volontà, amore, al divino trascendentale, che è mera idealità immanente al fenomeno,
o categoria della mente che non è oggetto di conoscenza, se non nelle sue determinazioni storiche. E questo potrebbe essere per i modernisti, potrebbe essere proprio per il sentimentalismo dei modernisti. La spersonalizzazione di Dio è concomitante con la spersonalizzazione dell'uomo e ne deriva la spersonalizzazione dell'ordine familiare e sociale. La filosofia spersonalizza l'uomo perché riduce la persona all'individualità, cioè alla determinazione del fenomeno sul piano spazio-temporale. L'individuo persona sarebbe il punto effimero in cui convergono mille linee di tensione cosmica, pronte a intrecciarsi e disfarsi, dando luogo a nuove aggregazioni nel corso infinito del divenire. Il buon metodo della filosofia è come l'itinerario che ciascun uomo è tenuto a percorrere per giungere al possesso di sé. Tre capitoli della filosofia sono come le tappe di questo itinerario: cosmologia, esterno, psicologia, interno, metafisica, superno. Non si può non passare attraverso una cosmologia, ma guai a fermarsi ad essa. In te ipsum redi, ritorna in te stesso. L'uomo ha bisogno del mondo per riconoscersi, ma il mondo in cui si riconosce non è ciò che si riconosce nel suo rapporto col mondo. La dialettica della ragione, al pari dell'itinerario spirituale dell'uomo, non è compiuta se la psicologia non si compie in una teologia. Un'altra nota, infatti, ci qualifica a noi stessi in modo inoppugnabile: la finitezza. La finitezza della persona umana non si calcola spazialmente e geometricamente, ma metafisicamente. Ovvero, noi siamo anche limitati fisicamente, e ogni situazione nella quale ci troviamo è sempre circoscritta da un orizzonte che possiamo spostare e allargare, mai elidere. Però questa limitazione empirica non è che il riflesso sensibile di un limite spirituale che non appare all'occhio del corpo e non si calcola col metro. Ecco dunque che comprendiamo che il personalismo di Stefanini nasce proprio dal senso della finitezza dell'uomo. Non è un'assolutizzazione della persona, è un ridimensionamento dell'individuo. L'individuo è limitato, è finito fisicamente, è finito anche psicologicamente, perché la sua psicologia non finisce in lui e con lui, diventa una teologia. La dialettica della ragione, al pari dell'itinerario spirituale dell'uomo, mi pare di essere uscito fuori, vediamo se siamo ancora in linea. No, no, è tutto a posto. La dialettica della ragione, al pari dell'itinerario spirituale dell'uomo, non è compiuta se la psicologia non si compie in una teologia. Un'altra nota, infatti, ci qualifica a noi stessi in modo inoppugnabile: la finitezza. Sì, questa parte l'abbiamo già visto. Siamo limitati perché siamo divisi da noi stessi e siamo divisi da noi stessi perché con l'atto nostro non riusciamo a toccare le radici dell'essere che noi siamo, edificandoci e sostenendoci nell'esistenza per virtù nostra. Quindi il nostro atto è sempre un atto incompiuto, anche l'atto più perfetto. Provate a pensare all'artista, al musicista, no? Che riesce a comporre l'opera più meravigliosa, ma gli rimane sempre un fondo di insoddisfazione perché non riuscirà mai a toccare il fondo del proprio, le radici del proprio essere, perché non sono in lui, sono in Dio, perché noi siamo esseri limitati, siamo creature. Il giudizio che afferma l'esistenza di Dio aderisce alla duplice constatazione di fatto: da una parte noi siamo, dall'altra noi non ci reggiamo per virtù nostra nell'esistenza. Se dipendesse da quello che noi possiamo, noi cadremmo di momento in momento nel nulla, ma noi persistiamo nell'esistere. Dunque c'è chi ci libra sul nulla, donandoci l'essere e l'esistere. Questo è quello che teologicamente si dice la conservazione della creazione. Dio non si è limitato a creare in un attimo il mondo, no? Ma lo ha poi accompagnato e conservato con la provvidenza. Gli
istante per istante, le cose cesserebbero di esistere se non vi fosse questa presenza costante di Dio, dal momento che non hanno in sé il loro essere. Il chi, poi, non può essere un qualche cosa, per la legge della primalità dello spirituale sull'empirico, che abbiamo sperimentata nei nostri rapporti col mondo, non ex voluntate carnis. La volontà non proviene dalla carne, non viene dal corpo, no? È la volontà che comanda il corpo, non è il corpo che comanda la volontà, o almeno così dovrebbe essere. Il chi non può essere uno dei nostri simili, legati alla nostra stessa insufficienza e incapace di dare a noi quello di cui non dispongono per sé, se non ex voluntate vivi. Il chi non può mai essere spirito, esente dal nostro limite, unico nell'assolutezza dell'atto che internamente lo genera, aseità. Egli è assoluto in quanto capace di quella causazione assoluta che è la creazione. Ognuno di noi è una minuscola copia della creazione e quindi ha una sua minuscola forma di assolutezza, che non è sostituibile in nessun modo. La creazione non è contraddizione logica, se non per una falsa logica che applica alla realtà spirituale le leggi del metabolismo fisico. Ma nella vita del mio spirito io sperimento di istante in istante la creazione. Infatti sono costituito in me, senza poter essere da me. Ma colui da cui io sono non mi tiene in sé come sua emanazione, ma come effimera irradiazione di luce o esalazione di una sostanza, come effimera irradiazione di luce o esalazione di una sostanza odorosa. Mi costituisce saldamente nel mio essere proprio, distinto da sé. Non posso essere senza di lui, ma sono altro da lui senza di cui non posso essere. Sono creato. Che bella pagina, sembra agostiniana questa pagina. Non si dica poi che lo spirito assoluto che mi costituisce è così lontano da me e così remoto dalle mie condizioni reali che nulla io posso conoscere se non evidendo la trascendenza e rendendo relativo l'assoluto. Non si neghi validità all'idea teologica, secondo l'assunto kantiano che infirma la metafisica nella modernità. Dio infinitamente mi trascende, ma nulla è più presente in me di Dio stesso. Dio giunge fino a me con l'atto suo che mi fa essere, sicché nel toccare la profondità della mia natura, io tocco qualche cosa che è di Dio e dentro in relazione con Lui. Chi tiene in mano l'effetto, tiene in mano un elemento valido per la conoscenza della causa. Cognitio effectus est causa quod conoscatur eius causa. Come conosco me attraverso gli effetti che produco nella realtà che mi è sottomessa, così conosco Dio perché sono effetto del suo atto creativo. Quindi per analogia, conosco Dio per analogia con il piccolo, minuscolo, se volete, atto creativo che si verifica anche dentro di me. Quando io creo qualche cosa, no? Pensate anche alla paternità e alla maternità, è una, come dire, sbiaditissima e, come dire, imperfettissima immagine della creazione divina. Più ancora del firmamento steso sul mio capo, Kant, mi narra la gloria di Dio quel cielo profondo che è la mia anima. Anzi, poiché il mondo è un effetto che non parla se non è fatto parlare dall'uomo, il mondo non può essere valido a cantare la gloria del Creatore se non passa attraverso l'anima dell'uomo. Il mondo è stato creato per l'uomo, è l'uomo la creatura razionale che lo percepisce e quindi è stato fatto intelligibile. Dio lo ha fatto in maniera tale che l'uomo lo possa percepire, comprendere, fino a un certo punto, apprezzare, esserne felice, goderne. Ho bisogno di me per conoscere Dio, ma anche ho bisogno di Dio per conoscere me. La finitezza che ho riconosciuta in me come un vallo che mi divide da me stesso è niente altro che la mia dipendenza metafisica da Dio,
per cui io non posso saldarmi a me stesso, se non saldandomi a colui che tutto completa in tutti. Se io non riconosco Dio e non informo la vita e il pensiero a questo riconoscimento, tutte le leggi che ho tramato, le sintesi parziali che ho cercato di costruire, l'ordine relativo che ho cercato di comporre nella sfera dei valori morali, sociali, politici, tutto si scioglie come rete intrecciata senza un nodo finale. Io stesso divento fantasma a me stesso, perché reale non è se non ciò che entra in una relazione assoluta e non ancora e non ancorato all'assoluto, sarei abbandonato alla mia inanità. Quindi vedete, qui in poche righe lui spiega perché la filosofia moderna è un guscio vuoto, è tutta una pazzia, perché pretende di spiegare tutto elidendo la cosa fondamentale, e cioè la relazione con Dio, la relazione originaria con Dio, il fatto di aver ricevuto l'essere da Dio. Questa è ancora filosofia, non è religione. Religione, ragione, non fede. È teologia, ma teologia naturale e razionale, sulla quale convergono tutte le fila del processo dimostrativo. La filosofia, non con qualche argomento, ma con tutto il suo processo, è tutta sospesa nell'atto conclusivo della dimostrazione dell'esistenza di Dio e della penetrazione dei suoi attributi. La religione sta più in alto. Infatti, Dio giunge fino a me causalmente, non sostanzialmente, perché dal suo atto io sono costituito nella mia propria inseità e non identificato con la sua sostanza, non divento parte di lui. Perciò, ad un tempo, Dio è presente a me e infinitamente lontano da me. In conseguenza, la mia conoscenza di Dio è positiva, efficace, non esaustiva. Cioè non risolve l'essenza divina che si dilegua per me in profondità inaccessibili. Noi conosciamo di Dio quanto basta per amarlo e per servirlo e per essere felici, non di più, altrimenti saremmo Dio noi stessi. Se la mia idea di Dio elidesse ogni sproporzione, io conoscerei Dio come egli si conosce, sarei Dio io stesso. Avrei elisa anche la mia reale condizione di essere finito, falsandomi per glorificarmi, o avrei contaminato Dio sacrilegamente, riducendolo nella misura dell'uomo. La religione naturale del deismo, che non si attendeva da Dio nulla più di quello che la ragione umana può esprimere su di lui, è il precorrimento illuministico dello spirito assoluto dell'idealismo immanentistico. Non un atto di debolezza, ma un atto di forza è quello della ragione che, radicata nella umana finitezza, riconosce il proprio limite. Qui viene in mente il Leopardi della Ginestra che dice che è coraggioso, non chi dice io sono questo, io sono quello, io sono forte, io sono grande, ma chi riconosce il proprio stato debole e fragile. È un atto di forza perché con questo riconoscimento essa quasi trascende il limite stesso, come l'uomo mortale quasi vince la morte per il solo fatto che sa di dover morire. Intendere che esistono verità sovrintelligibili è come autorizzare un'autorità che ci trascende a illuminarci su ciò che da soli non possiamo conquistare, concedere un'investitura ad un maestro che ci precede e di cui poi sentiamo la nostalgia. Bellissimo, bellissimo. No? Ammettere che esistano delle verità soprannaturali che vanno oltre la nostra ragione è come autorizzare Dio a illuminarci su ciò che da soli non possiamo capire, mentre tutti quelli che rifiutano questo limite ontologico, tutti quelli che pensano di poter arrivare da soli alla verità, no? I vari Hegel, i vari Kant, sono tagliati fuori dalla cosa più importante, cioè non riceveranno mai la luce fondamentale del maestro che mostra loro la strada. Precisamente perché l'idea umana di Dio non esaurisce Dio e resta aperta sulle sue inesauribili profondità, la filosofia resta aperta sulla religione.
non pretende, non esige un ordine sovrannaturale, quasi essa fosse capace di reggerlo con le proprie forze, facendolo ricadere nell'ordine umano e naturale. Ma quello che all'uomo è impossibile rispetto a Dio, è possibile a Dio rispetto all'uomo. La filosofia conclude con questa possibilità, la quale si avvera di fatto quando, nell'ordine storico, Dio si rivela e aggiunge al dono della creazione altre parole con cui si manifesta, aggiunge dei carismi, cioè delle grazie soprannaturali, che completano, correggono, guariscono la natura inferma e decaduta. La filosofia dell'uomo che mette in sé Dio, la religione è Dio che mette in sé l'uomo. La filosofia è Dio significato dall'idea umana, la religione è Dio posseduto in realtà. La filosofia ci dà nozioni, la religione ci dà un'esperienza. La filosofia ci fornisce una direzione e un orientamento. Ci fa vedere di lontano la meta, ma non ci insedia nella meta come fa la religione. Il Dio dei filosofi non è, come voleva Pascal, una caricatura del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quando la ragione è sana, non c'è ridevole contraffazione del secondo nel primo, né c'è contraddizione tra i due, come la grazia non contraddice la natura e Dio non è la contraddizione dell'uomo. Ma il Dio della fede sormonta il Dio della filosofia con una pienezza sovrannaturale che la ragione sola non saprebbe dare all'uomo. Quindi la grazia completa la natura, nel caso della ragione, dà alla natura strumenti ulteriori, non totali, altrimenti l'uomo diverrebbe Dio. Se avete presente l'ultimo canto della Divina Commedia, c'è uno sforzo supremo della mente di Dante per poter vedere Dio. E questo sforzo riceve un aiuto dalla grazia divina, quindi diventa più potente, diventa capace di guardare ciò che prima lo accecava. Quindi la grazia completa, arricchisce, rafforza, potenzia la natura, a cominciare dalla ragione. Non c'è nessunissima contraddizione tra grazia e natura. La grazia è una supernatura che per un attimo ci consente di intravedere quel vero amabile, amatissimo, verso il quale siamo protesi. Il cristiano che fa della filosofia, il cristiano filosofo, deve salvarsi dal pericolo di fare dell'apologetica stracca a scopo di edificazione, quasi dimenticando che da lui, in quanto filosofo, ci si attende un atto di ragione e non un atto di fede. In quanto filosofo, egli deve dar prova di rigore razionale e non di fervore religioso. Vedete la netta distinzione, no? Questa è tomista tra ragione e fede, distinzione che non è opposizione, attenzione. Se parla della fede, non deve parlare per fede. Precisamente per poter servire alla verità, egli deve preoccuparsi anzitutto di fare della filosofia vera, come l'artista deve fare arte vera. Come il musicista deve fare musica vera, come il matematico deve fare matematica vera, il filosofo deve fare filosofia vera. La soluzione del problema, che sola ci si è dimostrata legittima, segna la coincidenza della dialettica filosofica e dell'itinerario spirituale. L'adempimento razionale viene per essa a coincidere con una pienezza di vita che fa leva su quanto di positivo è nell'uomo per elevarsi a Dio. La soluzione non viene eseguita sulla base di una mistica della vacuità o di una filosofia dell'indigenza o di una filosofia dell'assenza o di qualsiasi altra dottrina di ispirazione luterana o giansenistica che vuol trarre il dispotismo divino dall'uomo bestemmiato e vituperato. Vengono in mente anche molte filosofie orientali, secondo le quali l'importante è lo svuotamento dell'uomo, l'annullamento dell'uomo. Del resto in quelle filosofie non è nemmeno chiaro se Dio esiste come essere separato, assoluto e creatore. Non è mai chiaro se Dio è parte di noi, noi siamo parte di Dio. Viene eseguita sulla base di un principio che San Francesco di Sales, uno per tutti, ha enunciato dicendo che quanto più grande e pregevole è la creatura, tanto più ha bisogno di Dio.
quo maior creatura, eo maius eget Deo. Quindi la creatura più grande di tutte, l'uomo, ha bisogno di Dio più di tutte. Così come, se vogliamo entrare in un ambito psicologico, la creatura più sensibile ha più bisogno di bontà e di bellezza, la creatura più spirituale ha più bisogno di spiritualità. È tutto in proporzione, no, alla nostra natura. E se la natura umana in quanto tale è la più perfetta rispetto a tutte le altre nature degli esseri viventi, angeli a parte, è chiaro che anche all'interno della condizione umana ci sono nature che più o meno si avvicinano. Poi qui c'è anche un discorso di educazione, ecco perché Stefanini è anche un grande educatore, perché un'anima che viene educata fin da bambina a desiderare il meglio, a cercare il meglio, a volere il meglio, ad amare il meglio, il bene, il bello, il vero, il santo, come dire, è già messa sulla strada, no? Mentre un'anima che poverina non ha questa fortuna, che cresce in mezzo alla confusione e al disordine, la soluzione non fa nascere la religione dalla paura, ma dalla confidenza e dall'amore. Dalla paura, che è contrazione, viene l'idolatria. L'appello al Dio cristiano, invece, viene da un'espansione e da una dilatazione spirituale. Dilata ostum et in plebo illud. Allarga la tua bocca, no? Così che io possa udire tutto, assorbire tutto, ricevere tutto. Anche qui, che finezza psicologica, no? L'amore, no, della creazione è dilatazione, la vera religione. Invece la superstizione pagana, no, la religione che nasce dalla paura, è contrazione, è un continuo stare contratti, è un continuo stare in guardia, temere. Ad Aquileia, nel Museo Cristiano di Aquileia, c'è un bassorilievo che mostra un cacator. Sarebbe un lordatore di luoghi sacri. È una scena molto realistica. C'è un tizio che, dovendo fare i suoi bisognini, si è appartato evidentemente in un bosco. Ma il malcapitato non sapeva che quel bosco evidentemente era dedicato ad Apollo o a Diana o qualche altra divinità. E quindi si vede Zeus dall'alto che gli scaglia il fulmine, no? E lo abbatte. E questo poveraccio crolla a terra mentre ancora sta tentando di soddisfare i suoi bisogni fisiologici. Voi capite che in questo tipo di religione predomina la paura, perché uno ha paura di fare perfino una cosa che non sa che è male. Io non so che quella cosa è male, e quindi sono in uno stato permanente di paura. Vedete l'immenso progresso fatto col cristianesimo, dove invece le cose sono talmente chiare alla luce del decalogo, alla luce della rivelazione, alla luce della resurrezione, sono talmente chiare. Amatevi come io ho amato voi. Da questo vi riconosceranno. Non c'è paura, non c'è timore di sbagliare, non c'è timore di fare qualcosa che non andava fatto, come il bambino che trasgredisce a una regola che ignorava. La soluzione prospettata non lascia campo, né nella filosofia né nella vita, alle mistiche del nirvana e della dissoluzione. Vedete che prima avevamo detto giusto, accennando a queste filosofie orientali del nirvana, della dissoluzione, il taoismo, il buddismo, il tantrismo e molte altre, secondo le quali l'importante è svuotarsi completamente per giungere in nirvana, che è l'assoluto, ma che al tempo stesso è il nulla. È l'assoluto nulla, no? Quindi dove non ci sono più né desideri, né timori, né brame, bella roba. Come dire, non ci sono più timori e brame, ho capito, ma è come curare il mal di testa con la decapitazione. Non mi stancherò mai di dire che tra la filosofia orientale e quella occidentale, filosofia orientale che mi sono per un po' dedicato a studiare, c'è questa differenza di fondo che è enorme e basta già da se stessa giustificare una scelta di campo. Nella filosofia orientale si butta via il bambino, il neonato, insieme al pannolino sporco. Cioè, pur di non, nel buddismo specialmente, pur di non soffrire più, bisogna anestetizzare completamente l'anima. Bisogna non amare più nulla e nessuno, praticamente.
La soluzione prospettata non lascia campo né alla filosofia né alla vita, alle mistiche del nirvana e della risoluzione. Il cupio dissolvi non vuole essere risoluzione della persona, ma risoluzione di quanto nell'uomo è angusto, egoistico, impigliato nell'effimero, negazione della negazione per la conquista del positivo e dello spirituale. Quindi non è sbagliato il cupio dissolvi. È sbagliato se è rivolto all'assoluto, alla totalità della persona. Noi dobbiamo desiderare che si dissolva la nostra parte inessenziale, la nostra parte superflua, la nostra parte che è zavorra, accidente. Non certo la parte essenziale, no? Anzi, proprio per, come dire, proprio per scoprire qual è la nostra parte essenziale, dobbiamo eliminare la parte che non serve. Attenzione, perché la stragrande maggioranza di noi vive letteralmente alla rovescia, cioè per la stragrande maggioranza di noi la parte inessenziale, per usare un eufemismo, potremmo dire la parte stupida, potremmo dire la parte egoistica, potremmo dire la parte brutale, potremmo dire la parte incosciente, la parte irragionevole, la parte folle, è 100 volte più importante della parte essenziale, sicché costoro si comportano come il pazzo che ha 1000 cure, che ne so, dei suoi oggetti e nessuna di se stesso, della sua salute, del suo bene, della sua vita. La giusta soluzione del problema, del rapporto tra filosofia e religione, equivale ad una sapienza di vita che si rende disponibile a Dio. Non contro il valore umano, ma oltre il valore umano generosamente perseguito e affinato. Quindi la nostra disponibilità verso Dio non deve essere annullamento della nostra parte migliore. Ma stiamo scherzando, Dio non ci ha mica dato le cose buone che ci ha dato perché noi le disprezziamo e le buttiamo via. Ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato, che ne so io, la tenacia, il coraggio, la pazienza, ci ha dato la generosità e noi quello dobbiamo usare, dobbiamo usarlo col suo aiuto, potenziandolo, è il discorso di prima, perché i doni soprannaturali dello Spirito Santo, sono tante grazie che potenziano tutte le nostre qualità buone che noi intendiamo mettere a servizio di Dio. Tutto ciò che noi vogliamo mettere a servizio di Dio, a cominciare dall'intelligenza, nel caso del filosofo, riceve un aumento soprannaturale, cioè riceve una luce, una potenza di cui naturalmente non sarebbe capace, non sarebbe assolutamente in grado. E la stessa cosa vale per le altre qualità. Quindi non è una perdita, capite? Quello che ci trattiene, no, nel nostro egoismo puerile, è il timore di perdere qualcosa, no? Come io ho l'intelligenza e la devo mortificare? Io ho la bellezza e la devo nascondere, io ho la giovinezza, io ho questo, io ho quello, io ho la ricchezza e devo vivere come un povero. Chi ragiona così non ha capito che quando le cose buone ricevute da Dio, alcune sono buone in se stesse, altre sono buone perché permettono di fare cose buone, il denaro, per esempio, permette di fare cose buone. Anche la bellezza non è una cosa buona di per sé. È una cosa buona perché permette, per esempio, di innalzare l'animo, una bellezza aggraziata, spirituale, tanto gentile, tanto mesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, con ogni lingua de ventre vanno muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente ed umiltà vestuta, e par che sia cosa venuta da cielo in terra a un miracolo mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intendere non la può chi non la prova. E par che dalla sua labbia si muova un spirito soave e pien d'amore, che va dicendo all'anima sospira. Quindi una bellezza che attraverso gli occhi innalza. Parliamo della bellezza del corpo, parliamo della bellezza dell'arte. È una bellezza santa perché permette di potenziare soprannaturalmente la sensibilità, il dono della sensibilità,
che Dio ci ha dato non ce l'ha dato mica per nulla. Tutte le meraviglie della natura, i colori, i profumi dei fiori. Poi naturalmente ci sono le nature rozze, per le quali queste cose non significano nulla, non le vedono nemmeno, le calpestano, le disprezzano, corrono dietro ad altre cose, corrono dietro allo smartphone, corrono dietro al vestito firmato. Ma se Dio ha disseminato tutte queste belle cose, le ha disseminate con sapienza e amore. Quindi sono cose buone e belle. E quindi ne gode particolarmente chi è più capace di apprezzare il buono e il bello. Chi non è capace, e tutti tendenzialmente ne saremmo capaci, no? Perché la natura umana sarebbe ragionevole, quindi dovrebbe portarci, non dovrebbe, ci porterebbe per sua natura, per sua stessa, suo stesso slancio, ci porterebbe verso il vero, verso il bene, verso il bello. Ma purtroppo succede che un po' per colpa nostra, un po' per colpa dei tempi in cui viviamo, cioè della società perversa che è stata costruita malignamente con intenzione anticristica, noi abbiamo finito per capovolgere completamente i valori. Troviamo belle delle cose orrende, vediamo dei bei ragazzi, delle belle ragazze che si riducono ad avere un aspetto orrendo fra tatuaggi, anelli, aghi. Acconciature di colori mostruosi con taglio pauroso, qualcuno perfino si lima i denti per sembrare un vampiro, rendere l'uomo simile a un mostro, questo non è nella sua natura, capite? Questo è un tradimento della natura umana. Dio vuole che noi diamo il meglio di noi stessi a chi? A lui, perché nelle sue mani 100 diventa 1000, 1000 diventa 10.000, è la parabola dei talenti. Lui ci aiuta a moltiplicare se la nostra intenzione è buona, se la qualità che noi gli offriamo è una qualità buona che noi gli doniamo con buona intenzione, anche le più umili, attenzione, la pazienza. Dobbiamo assistere un ammalato impegnativo, faticoso, che si lamenta di continuo. Ma vi pare uno scherzo? Pensate all'impegno di quei genitori che hanno un figlio gravemente disabile, che deve essere tenuto d'occhio, diciamo, 24 ore al giorno, altrimenti potrebbe farsi male, potrebbe mettere in bocca qualche oggetto pericoloso, oppure per la strada potrebbe correre in mezzo alla strada e finire sotto una macchina. Guardate che ci sono innumerevoli situazioni che non si notano perché il mondo in cui viviamo è fatto in modo che non si noti, no? È fatto in modo che si notino soltanto le cose vistose, chiassose, le cose che attirano l'attenzione per la loro bellezza estrinseca, il mondo è pieno di persone che sono sottoposte a prove durissime, hanno un genitore anziano da anni paralizzato, hanno un figlio gravemente disabile da sempre, quindi queste persone hanno bisogno di pazienza, amore, dedizione, forza per non stancarsi, per non scoraggiarsi, per non perdersi d'animo. E queste cose richieste a Dio arrivano. Dio non è insensibile, no? E quale padre al figlio che gli chiede un uovo da un serpente, al figlio che gli chiede un pane da uno scorpione? Quindi, se voi che siete così cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli, che è buono, vi darà le cose migliori. Quindi, noi ricordiamoci di questo, che ogni volta che noi offriamo a Dio qualche cosa, e quanto più essa è preziosa, e qual è la cosa più preziosa di tutte? Noi stessi, la nostra vita intera, la nostra totalità. Ebbene, Dio è capace di fare di noi, della nostra vita, un'opera meravigliosa che si può compiere in un istante, no? Come nel caso di certi martiri che improvvisamente, paurosi, diventano coraggiosissimi e fanno animo a tutti i loro compagni di martirio, oppure una persona che ha ancora tanti anni da vivere, ma ha anche una situazione difficile da portare avanti, una moglie malata di mente, una situazione, come dire, che umanamente parlando non ha sbocchi, non ha soluzione. Ebbene, in questi casi la generosità di Dio è sovrabbondante, si tratta di chiedere. Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto.
Ecco, mi sono un po' dilungato su questo perché quest'ultima riflessione dello Stefanini mi è sembrata così bella. Vedete, Stefanini è un filosofo che io l'ho studiato abbastanza, vi dico la verità, non sono convinto interamente del suo, chiamiamolo, sistema, ma è uno di quelli in cui ho trovato forse la maggior ricchezza di spunti a ogni piè sospinto, cioè non c'è quasi una pagina. Senza il quasi. Non c'è una pagina, non c'è un paragrafo di un libro di Stefanini in cui non si trovino osservazioni non solo intelligentissime, ma estreme e originali, acute, ma estremamente utili, perché spalancano orizzonti di fede, di speranza, anche quando dice che la filosofia non deve essere, non deve confondersi con la fede, deve fare il suo mestiere, deve rendere lode a Dio. Con i suoi strumenti, che è la ragione, ma fa benissimo. Così come quando dice che il vero pensiero non è solo il pensiero razionale, ma è il pensiero di tutto l'uomo, di tutto l'essere. E tutto l'essere vuol dire anche il senso estetico, il senso morale, il senso logico, il senso dell'ordine, il senso della conseguenzialità. La ragione è essa stessa fonte di piacere intellettuale. Per questo io credo Aristotele dice che noi siamo fatti per la felicità e la massima felicità è la ricerca del vero. Perché nella ricerca del vero, esempio, nella soluzione di un... Io mi ricordo da ragazzo, penso che tutti abbiamo fatto questa esperienza, di un problema di geometria, no? Un po' più difficile, che magari gli altri non riescono, nella soluzione di un problema di geometria, è come se si spalancasse di colpo un mondo e si vedessero quelle figure, quegli angoli, quelle linee, che prima erano come un enigma indecifrabile, aprirsi, squadernarsi, mostrarsi in tutta la loro chiarezza ed evidenza. E ne deriva un senso di benessere, oserei dire di felicità intellettuale così grande, del tutto paragonabile alla felicità spirituale e intellettuale che si prova ascoltando, per esempio, una fuga di Bach. Spirituale perché lo spirito vola alto, intellettuale perché noi sentiamo che la perfezione dell'accordo armonico, la perfezione della conseguenzialità con la quale sono stati disposti i righi musicali, sono tali che quasi ci transumanano, cioè ci fanno provare qualche cosa che quasi da più di noi ci sono degli istanti, no, di felicità intellettuale. Questo senza dubbio vale anche per la felicità affettiva, sessuale, siamo su un altro piano, ma vale anche per quello. Adesso parlavo della felicità intellettuale e spirituale. Ci sono degli istanti, non parliamo poi del sacerdote che celebra la Santa Messa nel momento dell'elevazione, quando si appresta alla transustanziazione, poi quando beve il vino divenuto sangue di Cristo e mangia il pane che è divenuto suo corpo. Sono degli istanti in cui noi ci sentiamo qualche cosa più di quello che siamo e forse effettivamente per un attimo, misteriosamente, come le leggi dello spazio e del tempo, misteriosamente nelle mani di Dio si possono dilatare, diventiamo di più di quello che siamo normalmente. Noi normalmente potremmo, la nostra mente, il nostro quoziente intelligente può arrivare, che ne so, a 150. Ecco, in quell'istante Dio premia la nostra buona volontà e ci dà 250, 350 e ci rende felici perché non ha prezzo, non ha felicità. Quando si torna poi alla normalità è come quando ci si sveglia dopo un sogno bellissimo che magari si dimentica subito, ma rimane un senso di felicità così grande quanto la dilatazione spazio-temporale. Lasciatemi raccontare questo episodio, che non sono frottole. Allora, se voi andate a Padova a visitare il convento di San Leopoldo Mandic, questo grandissimo santo confessore cappuccino, tra le altre cose, il convento fu interamente
bombardato e distrutto, ma la celletta dove lui confessava è rimasta intatta, come se un luogo dove tante anime hanno trovato sollievo non potesse andare distrutto. Anche la statua della Vergine Maria è rimasta intatta. Lui aveva anche previsto, questo prima che scoppiasse la guerra, pensate, che la città e il convento sarebbero stati bombardati, ma nessun confratello sarebbe morto. E così è stato. Ebbene, c'è un piccolo museo in cui si conserva anche una piccola vettura tranviaria di quelle che si usavano allora. Un giorno, tornando dalla stazione ferroviaria al suo convento, che è all'altro capo, la stazione a nord di Padova, e il convento dei Cappuccini è in fondo, dopo il Prato della Valle, l'estremità meridionale della città, a un certo punto, se ricordo bene, in via Po, una via con dei portici, il cavallo della vettura imbizzarrì. E partì al galoppo, infilandosi, cercando di infilarsi nello spazio fra la, scusate, era una diligenza, non era una vettura, era un calesse di quelli come oggi ti prendono i taxi fuori dalla stazione, cercando di infilarsi tra la colonna del pilastro della via e un autobus che stava venendo avanti. Ecco l'autobus. Era uno spazio minuscolo, no? Pochi centimetri. San Leopoldo, che non era da solo, viaggiava con altre persone, si è concentrato in preghiera e la diligenza è passata indenne. Voi andate nel museo dei Cappuccini in piazza Santa Croce a Padova, potete vedere questa diligenza di dimensioni normali e vi rendete conto che in quel momento è avvenuto questo. C'è stato una dilatazione, no? Anzi una restrizione spazio-temporale, cioè Dio ha permesso a questo oggetto di farsi piccolo piccolo per salvare la vita di quelli che erano a bordo, perché lì c'era un santo come San Leopoldo che aveva pregato con fede. Ma chissà quanti di questi miracoli avvengono ogni giorno e noi non lo sappiamo. Perché i San Leopoldo Mandic non ce l'hanno mica scritto sulla fronte, non vanno in giro con l'aureola, se lo incontravate per strada non gli avreste dato 2 soldi. Era un nano praticamente, sì e no, 1,5 m, piccolino, con quest'aria insignificante, un santo gigantesco, gigantesco. Ecco, ho voluto raccontarvi anche questo episodio, anche perché tenendo d'occhio l'orologio, stavo calcolando, se ho il tempo, credo di non averlo, per leggervi qualcos'altro, per esempio dal testo di pedagogia, il problema morale, l'educazione morale, chiedo a Corrado, forse è meglio che ci fermiamo qui, abbiamo dedicato più tempo alla riflessione oggi rispetto alla lettura, forse. Cosa dici tu, Corrado? Come vuoi, Francesco, guarda, se vuoi anche proseguire, nessun problema, fare anche altri 10 minuti, un quarto d'ora, nessun problema, prosegui pure. Allora, 2 parole su questo aspetto dello Stefanini pedagogista, perché Stefanini è stato importante filosofo, importante pedagogista. La libertà non basta alla morale, perché non sempre dà il frutto del bene. Sentite come le parole sono misurate, sono pesate, non c'è nessuna ripetizione, nessuna ridondanza. La libertà non basta alla morale, perché non sempre dà il frutto del bene. Una persona libera non sempre usa bene la sua libertà. Se ogni atto creatore dell'uomo esaurisse tutta la realtà ed esprimesse interamente la natura del soggetto, noi ci ristaremmo paghi della libertà, perché in essa sarebbe anche la forma più alta e più degna di vita. Ma l'attività dello spirito umano è parziale e intermittente. Vince alcune forze ribelli, le sottomette a sé, le fa sue, ma mentre trionfa del successo momentaneo e gode della sua creatura, è riafferrato dalla necessità che deve nuovamente sottomettere per procedere oltre nel suo moto alterno, nella continua vicenda di vittorie e di soste, e di vittorie sempre più complete, ma non mai definitive. Questo vale anche per il santo. È una lotta continua. Dire che basta la libertà affinché l'uomo sia compiuto, affinché la vita sia morale, è arrestarlo all'inizio di questo cammino ascendente, rendendolo pago di un angolo di mondo e di una parte di se stesso. Anzi, purtroppo,
Sapete quante persone fanno un pessimo uso della loro libertà. Allora l'uomo, cui è stata sussurrata la parola tentatrice, pone il suo centro provvisorio, il piccolo io limitato, come centro dell'universo e soggiace alla stessa illusione di colui il quale credesse che il centro della sua sfera visiva fosse il centro del mondo. Allora abbiamo le ribellioni insensate, la superbia degli ignoranti, la tirannia delle volontà malvagie, come il bambino, voglio questo, no? E batte i pugni sul tavolo. Miopia spirituale scorge da vicino ciò che è oscuro, non discerne ciò che in lontananza è luminoso. La libertà, nata come egoismo, non essendo sospinta a riconoscere null'altro oltre gli istinti brutali insorgenti per primi dal fondo dell'essere, resta egoismo per tutta la vita, resta a capovolgere l'ordine della società e della natura. Anche qui, che profondità psicologica. Se la libertà, se, nasce come egoismo, cioè se il bambino ha la sfortuna fin da piccolo di essere incoraggiato in questo atteggiamento, di ottenere tutto quello che vuole, di essere sempre accontentato nei suoi capricci, la sua volontà sarà sempre messa al servizio di cose scadenti, di cose addirittura che lo allontanano dal vero e dal bene. Oppure la libertà si esercita sopra di se stessa, come fine a se stessa. Vedete il bambino che fa i capricci, che vuole scendere in giardino quando i familiari lo vogliono tenere in casa, che vuole restare in casa quando i familiari vogliono farlo scendere in giardino, che vuole e disvuole senza voler nulla. Egli vuole dimostrare agli altri e provare a se medesimo la sua volontà. Che diremo dell'uomo che fa capricci tutta la vita? Eppure esiste il capriccio dell'adulto e si chiama arbitrio, l'esclusione di ogni fine concreto che non sia la propria volontà, la libertà formale vuota di ogni contenuto che non sia se stessa. Anzi, vorrei dire che questa è la forma più diffusa di malessere sociale, quasi di pazzia sociale, cioè un numero enorme di persone oggi vogliono e non vogliono, fanno e disfano, semplicemente per esercitare la loro libertà, per sentirsi liberi. E questo anche a livello affettivo. Produce disastri, naturalmente, sofferenze, recriminazioni, odi. Ma non importa, io sono libero, quindi oggi faccio così e domani faccio tutto il contrario, faccio morire di crepacuori i miei genitori, la mia fidanzata, mio marito, i miei figli, ma chi se ne frega? Io voglio far vedere che sono libero. Il cristianesimo, continua Stefanini, ci ha tramandato nella figura di Satana la tragica personificazione di questa volontà perversa che tiene in gran dispetto l'ordine universale e Dio stesso e pronuncia il motto della più folle ribellione: non serviam. Non si dica dunque che la libertà è il bene, la vittoria del bene sulla immanente opposizione del male. La libertà è essa stessa male, origine di tutti i mali, quando si pone prigioniera e, scusatemi, quando si pone come pura forma, fine esclusivo a se stessa, oppure quando, prigioniera e regina a un tempo, tratta con le potenze ribelli della natura per sottomettersi al loro giogo, stringendo a se stessa le catene della propria servitù. Non diremo mai con Kant: uomo, tu sarai libero quando, disprezzando il fenomeno, volerai in un'altra sfera e vivrai in essa esente da ogni interesse sensibile. Ma gli diremo: tu sarai libero quando avrai sublimato tutti gli impulsi ciechi, trasformandoli in passioni nobilitanti, quando avrai fatto sentire il tuo disegno, le forze ribelli e tutto ciò che a te fu dato e imposto sarà creato e voluto da te. La trasformazione del male in bene, della tentazione in virtù. Questo è il compito del cristiano. Altro che Kant. Non ti illudere di essere libero per aver vinto la prima resistenza. Non ti ristare al primo fremito di libertà. Non pretendere di ordinare il tutto in rapporto a te, ma ordina te in rapporto al tutto. Per voler essere superuomo, al di sopra di tutti e di tutto, finiresti per cadere al di sotto di te stesso, perdendo il senso della tua umanità. Pensate che questo perfino Nietzsche l'aveva detto, che il grande pericolo dell'uomo, no, che deve andare oltre se stesso, è di cadere al di sotto di se stesso. L'ha detto Nietzsche nello Zarathustra, figuratevi.
Perseguendo la volontà profonda, malgrado le velleità e i capricci, esprimi interamente l'essere che ti fu dato, non una minima parte di esso, e al fine potrai dire con Sant'Agostino di aver debellato la volontà spuria con la volontà sincera. Volens quo nollem perveni. Chi non vede che in tal modo non si può parlare di autonomia del volere senza tener presente la sua eteronomia? Sarebbe follia la libertà senza sottomissione, sarebbe automatismo la sottomissione senza libertà. Cioè non esiste libertà assoluta. Guai! Una libertà totalmente libera, assoluta di fare quello che vuole, sarebbe il peggiore disastro. La legge della volontà deve essere data a me da me stesso, autonomia. Ma io devo dare a me stesso la legge che è promulgata da Dio, eteronomia. Non me la do da solo, me la dà Dio, peccato di Adamo. Conoscenza del bene e del male. Dovere e libertà si rincorrono, si sorpassano a vicenda, senza che mai una delle due riesca ad essere prima, dovere e libertà. Obbedisco nella libertà e sono libero nell'obbedienza. Ne sono libero soltanto, mi estraneo, se sono libero soltanto, mi estraneo stupidamente dall'ordine universale. Se obbedisco soltanto, rinuncio ad essere me stesso. Quindi non devo né soltanto obbedire né soltanto estraniarmi. Se mi estraneo soltanto mi rimbambisco, no? Mi svuoto di me stesso, mi privo delle mie capacità migliori. Se sono soltanto libero, mi ribello, esco dall'ordine universale, divento come un selvaggio, come un Calibano, come un Polifemo, un selvaggio pericoloso per gli altri. Il dramma spirituale avrà compimento. Non quando il dovere avrà ucciso la libertà, né quando la libertà avrà ucciso il dovere, ma quando le due forze coincideranno e, adeguata la volontà umana con quella divina, noi ameremo il dovere come la più alta espressione della nostra libertà. Come ha fatto Gesù quando nell'orto degli ulivi ha detto: sia fatta la tua volontà, Padre, non la mia, fino ad amarla questa volontà, anche se era una volontà che aveva delle implicazioni terribili per lui, la passione e la morte. Questa è la libertà morale, libertà suprema che ratifica la suprema necessità. Perché in Dio libertà e necessità coincidono, no? Se Dio avesse la libertà di fare una cosa anziché un'altra, allora in Dio ci sarebbe potenza, invece Dio è atto puro. Quindi tutto ciò che Dio fa, lo fa necessariamente perché è la cosa migliore, più perfetta e più consona alla sua natura, l'unica veramente consona alla sua natura, creazione compresa. Ci avrà creati per qualche motivo, noi che disprezziamo continuamente la creazione, disprezziamo la vita umana, disprezziamo questo, disprezziamo quello, ma vi rendete conto quale immenso dono ha fatto Dio creando il mondo e rendendolo non solo così bello e appetibile, ma anche intelligibile per noi, perché sapete certi film di fantascienza, noi potremmo anche trovarci in un mondo incomprensibile, assurdo, alieno, come in certi film espressionisti, avete presente il gabinetto del dottor Caligari, dove tutto è storto, dove tutto è sbagliato, anche gli angoli delle stanze, delle case. Ebbene, l'uomo moderno si sta costruendo, si è costruito un mondo folle, sbagliato, storto, come quello perché non ha saputo apprezzare la bellezza, la semplicità, la perfetta intelligibilità, no? Rispondente alla sua qualità più importante, la ragione naturale, che Dio gli ha dato. Torniamo in noi stessi e così saremo anche più felici di poter godere di più del mondo, delle cose belle e della nostra stessa intelligenza che ci porta alla verità. Ecco, adesso sì, mi fermo. Benissimo, grazie Francesco, grazie ancora a tutti quanti ci avete seguito e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie Francesco. Arrivederci a tutti, buongiorno.